Buongiorno a tutti, sono Stefano Bertifoppa, sono direttore della rivista 01. Benvenuti a questo nostro incontro sul tema della cloud security all'interno di un tema più ampio in generale della sicurezza, che è un tema sicuramente all'ordine del giorno. Grazie di essere con noi, collegati per questo nostro webcast. Con noi abbiamo, ringrazio anche Akamai nella persona del dottor Alessandro Livrea. Ciao Alessandro. Buongiorno, buongiorno a Alessandro tutti. Livrea è il Major Account Executive di Akamai Italia e della dottoressa Anna Maria Di Ruscio. Ciao Anna Maria, Buongiorno, ciao, che è buongiorno. partner e direttore generale di Net Consulting. Nella prossima ora ci confronteremo dando anche una serie di viste evolutive su un tema complesso e senz'altro all'ordine del giorno, come appunto la security, con l'aggiunta di quello che può essere una creazione di nuove opportunità e di nuovi livelli di sicurezza nella fruizione appunto con il modello cloud. Velocemente, per quanto riguarda l'agenda della prossima ora, l'agenda prevede un mio veloce benvenuto e introduzione sul tema, dopodiché Anna Maria avrà il compito di definire brevemente un quadro di riferimento del ruolo abilitante del cloud oggi rispetto al tema della security, al complesso tema della sicurezza. Seguirà dopo Anna Maria Alessandro che ci darà la propria visione della cloud security in termini di protezione e performance. Questa sarà un po' la premessa che lascerà poi spazio ad un confronto tra noi e tra voi rispetto appunto alle domande. Anzi, fin da subito vi invito a scrivere e a mandarci le vostre domande, le vostre riflessioni, perché sulla base di quello poi noi articoleremo una veloce tavola rotonda prima di lasciarci per il pranzo. Due parole su un tema, come dicevo, importante e che oggi è senz'altro al centro del dibattito barra investimento, ma anche confusione che le aziende si trovano ad affrontare. Cioè il tema più ampio della sicurezza in risposta a quelle che sono le strategie di business ed evolutive dell'azienda. Senz'altro c'è, a nostro avviso, una esigenza di messa a punto di strategie di security considerando almeno due fenomeni importanti di riferimento, due macro fenomeni. Il primo è un aumento oggettivo del livello di quantità e di sofisticazione degli attacchi che oggi vengono portati a singole persone, a imprese e a stati. Quindi c'è un oggettivo incremento della complessità e della pericolosità di ambiente all'interno del quale le aziende poi si devono muovere e devono operare. Questo è un primo ambito. Un secondo ambito riguarda naturalmente le opportunità che le tecnologie offrono e che, oltre alle opportunità, aprono delle potenziali vulnerabilità. E ci riferiamo nello specifico da un lato per esempio IT consumerization in termini generali, cioè con la mobility e con il buyout, e dall'altro appunto alla fruizione del modello as a service, e quindi del modello cloud, che da un lato può innalzare e abilitare nuove opportunità di protezione, ma dall'altro ha anche delle oggettive debolezze che devono essere ben identificate per porvi senz'altro rimedio. Esistono nell'ambito, tra l'altro, del cloud degli elementi, come dire, di tipo culturale che poi in seguito approfondiremo e che sono legati anche a un certo fatalismo tipico delle persone, delle imprese rispetto alla tematica cloud, ad un certo immobilismo, alla complessità, oltre che alla impossibilità anche per disponibilità di budget, di affrontare in modo strutturato e organico la questione della sicurezza e la declinazione della cloud security nello specifico. Di fatto noi stiamo pensando oggi alla necessità di affrontare il tema security, passatemi il taglio, insomma, secondo una prospettiva, diciamo, business oriented, cioè secondo la necessità di capire fino a che punto la sicurezza può diventare un elemento abilitatore realmente a supporto e a amplificazione di quelle che sono le opportunità di business. Quindi una security non più di tipo reattivo o peggio ancora a macchia di leopardo all'interno dell'azienda, ma una security che dai silos aziendali o da figure molto specializzate e molto tecnologicamente orientate, diciamo così, all'approccio della security, guardano la sicurezza in una dimensione più complessiva,
complessiva sulla base di una mappatura del disegno organizzativo e competitivo dell'azienda. Questo è, se vogliamo, il sogno di una security 2.0 o 3.0, che inevitabilmente passa da revisioni di carattere architetturale e tecnologico da un lato e dall'altro senz'altro ad una capacità di comprensione delle modalità operative degli utenti, una capacità di definizione di policy che non siano elementi teorici, ma siano effettivamente concordati, elementi dinamici di modalità di utilizzo della tecnologia rispetto alle esigenze di business. Quindi questa è una declinazione della sicurezza business oriented verso cui si deve andare considerando la complessità di contesto nella quale ci stiamo muovendo. Ecco, un disegno tecnologico organizzativo che va ripensato, si diceva, sulla base anche delle opportunità che il cloud può garantire. Quindi Anna Maria ha nella sua presentazione la focalizzazione sul ruolo abilitante del cloud nella security. Chiudo prima di lasciarle la parola per dire che in questo processo di trasformazione, per questioni di competenze, complessità, passatemi in termini anche liquidità della materia, cioè un continuo cambiamento e riarticolazione in funzione di nuovi malware, di nuovi contesti di pericolosità che cambiano a livello orario, non a livello settimanale o mensile, serve un accompagnamento barra reale partnership da parte dei soggetti che approcciano gli utenti, perché le competenze non possono trovarsi soltanto all'interno dei sistemi informativi e perché la messa a punto di un disegno organico, di una strategia di security anche cloud oriented è una questione complessa che va effettivamente affrontata non soltanto attraverso la disponibilità o l'approccio di appunto disponibilità operativa del vendor, ma attraverso anche dei precisi elementi e parametri di riferimento che vanno dagli SLA, ma vanno anche da che passano anche da una condivisione reale di percorso di trasformazione misurabile e che raggiunga degli obiettivi tangibili. Anna Maria, ti lascio la parola. Grazie, grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie ad Akamai per l'invito. Io credo, ti ascoltavo attentamente, ho preso una serie di pensieri sparsi, no? Perché credo che l'obiettivo anche di questa conversazione mattutina sia quello di capire come è vero che le strategie di business debbano evolvere, anche io ne farò qualche cenno breve. Sicuramente evolvono moltissimo le tecnologie, sicuramente evolvono, come dicevi tu, no? Le modalità di attacco di malware. Credo che quello che non sta, e che invece deve, no? Che non sta cambiando e deve un po' cambiare, l'approccio con cui le aziende vivono la sicurezza, che dal mio punto di vista, almeno per quello che osservo io, è molto ancora legato a un approccio reattivo e sicuramente orientato al rispetto della normativa e della compliance, no? Quindi è un dover fare. Credo che quello di cui oggi dobbiamo parlare è anche come si possa mutare questo approccio in una consapevolezza proattiva, no? Rispetto alla sicurezza, che poi vuol dire rispetto alla funzionalità e alla capacità poi di consentire all'azienda di esprimere il suo potenziale. Lasciando sempre l'approccio d'emergenza, di fatto, cercando Lasciando di sempre, abbandonare l'approccio d'emergenza. esatto, del post evento, del post danno, no? Molto spesso taciuto. Allora, provo a scorrere un po' di slide con voi. Abbiamo parlato delle sfide, delle esigenze, delle strategie. Credo sia opportuno iniziare proprio con come si stiano orientando oggi le aziende italiane. Questa la vedete, credo la conosciate, una delle primissime slide della CIO Survey che abbiamo presentato a maggio di quest'anno, soprattutto rivolte e concentrate alle aziende di fascia alta di tutti i settori. Ecco, le strategie stanno evolvendo, devo dire per fortuna, perché dopo anni di crisi concentrate sulla razionalizzazione dei costi, oggi le aziende sono un po' più volte e concentrate a far evolvere l'azienda, effettivamente secondo due fondamentali traiettorie. Una, la ridefinizione del proprio essere azienda in termini anche di ridefinizione dell'offerta dei prodotti e dei servizi che vengono immessi sul mercato, l'altra è sulla velocità, velocità, time to market, capacità di essere presenti e di accogliere le sfide, no, che avvengono sui diversi mercati su cui ormai queste aziende sono posizionate. Ecco, questi sono i due baricentri importanti. Quindi è un'azienda che cambia passo e cambia velocità.
e soprattutto non è più introspettiva, no, sul razionalizzare l'efficienza, la macchina. Questo c'è indubbiamente ancora ed è ancora, ai noi, al primo posto, credo che resterà per ancora un po' di tempo come mindset per tutti quanti noi, però è evidente che il cambio di passo è abbastanza evidente. C'è un'altra evidenza molto importante, sono alla slide successiva, che parla anche di quanto questa azienda sia sempre più digitale, immersa in un mondo digitale. I cardini sono quelli che conosciamo bene, quindi non mi sento neanche di commentarli, perché anche gli amici di Gartner, no, ne hanno fatto addirittura il nesso tra queste N forze. Qui ce ne sono più di 4, ma credo sia molto utile soffermarsi sulla intensità maggiore che di anno in anno tutte queste voci compongono. Questo vuol dire anche che l'azienda è davvero molto più sociale, mobile, disintegrata nei suoi paradigmi organizzativi, quindi anche molto più lasca, e che comincia a interloquire con una serie molteplice di oggetti, che sta addirittura nell'internet delle cose, no? Quindi effettivamente c'è una digitalizzazione molto spinta. Digitalizzazione sono alla slide successiva, che è fatta di tutta una serie di cose, indubbiamente di oggetti tecnologici, che evidentemente sono sia smartphone, sia tablet, sia evidentemente ancora PC in diverse parti del mondo, sono ancora molto, molto importanti, molto pressanti, ma vedete, con dei trend di crescita e di accelerazione che in anni di crisi effettivamente stupiscono, perché abbiamo addirittura 2 digit nella sezione tablet per l'Italia. Questo vuol dire non solo diffusione di oggetti, ma aumento dell'intensità d'uso, per cui sono molte, per esempio, le applicazioni, non solo che vengono scaricate, ma vengono create. Sono molte sempre di più le applicazioni enterprise che entrano addirittura nel sistema applicativo di impresa, con, diciamo, accelerazioni importanti anche nelle modalità anche dei social network di inserirsi all'interno di questo. Questo mi serve per dire che questi non sono solo oggetti del mondo consumer, ma attraverso questa diffusione e intensità d'uso si fa business. E cito alcuni business importanti e seriosi. Il primo, sono alla slide successiva, è quello dell'internet banking, che poi si associa al mobile banking, e quindi stiamo parlando di transazioni economiche, di gestione di denari da parte delle banche. Questi sono gli ultimi dati che sono stati raccolti. Vedete che anche in questo caso c'è effettivamente un aumento importante dell'uso. Devo dire che questo poi aprirebbe anche una serie di conversazioni su quanto tutte queste metodiche di relazione tra soggetto impresa e cliente consumatore, in questo caso il correntista, siano meno effettivamente sicuri, a maggior ragione quando passiamo dall'internet banking al mobile banking. Un altro fenomeno che credo ciascuno di noi viva nella sua quotidianità, e sono alla slide successiva, è quella dell'e-commerce. E-commerce che io tendo sempre a riprodurre e a confrontare con le spese reali, no? Quelle non virtuali ma reali, che sapete benissimo crollano e continuano a crollare. Ecco, a fronte di questo meno 4, meno 5, meno 6% del crollo dei consumi, poi a seconda di come si misurano nell'arco del mese, addirittura noi vediamo una continua impennata e crescita delle spese di e-commerce. Tra l'altro, addirittura nel primo trimestre 2013 si sono totalizzati 47 oltre milioni di atti d'acquisto. L'Italia è uno dei maggiori spender anche in termini di spesa media per acquirenti online, quindi stiamo effettivamente usando molto la rete, usando molto il web, usando moltissimo tutti i device. Allora, è evidente che in questa velocizzazione, remotizzazione, uso della rete, il cloud inizia ad essere un abilitatore importante. E questa è una recente indagine che abbiamo fatto proprio nel corso degli ultimi mesi di quest'anno. Inizia ad essere sempre più alta la propensione non solo a osservare, ma anche a introdurre il cloud all'interno delle aziende. È chiaro che questo è un percorso, siamo oggi molto più
focalizzati e attenti a contenuti IaaS e PaaS, evidentemente, soprattutto se parlo del livello enterprise quale questo è, e diciamo su alcune componenti in specifico si concentra l'attenzione delle aziende. Oggi prevalentemente su due grandi componenti, che sono quella del disaster recovery, quindi c'è, come dire, un tema primario, no, di sicurezza, anche se magari non olistico, però comincia ad emergere questo bisogno di affidare una serie di elementi importanti. L'altro, evidentemente correlato anche al tema dei big data e in generale all'uso massivo, no, delle informazioni, è quello dello storage. Quindi c'è, come dire, una logica di, passatemi il termine, on demand, che sta progressivamente permeando queste aziende. È evidente che quando io dico percorso, lo dico a ragion veduta, perché se dovessi tratteggiare il profilo medio, no, del panorama in generale della situazione ICT all'interno delle imprese, sono alla slide successiva, adesso magari saremmo stati un pochettino cattivi, però diciamo, togliendo le eccellenze e togliendo i peggiori, la media è sicuramente, a maggior ragione in questi anni, no, aggravati dalla crisi, sicuramente una situazione di obsolescenza e anche di ritardo nel ciclo di innovazione, nell'introduzione di nuove componenti tecnologiche, una situazione, come dire, legacy in generale, no, di approccio legacy, non solo alle infrastrutture ma anche alla parte proprio di sviluppo software e ancor più anche alle applicazioni, che rende in molti casi difficile, no, per l'azienda allineare la macchina ICT a, diciamo, tutte le dinamiche di business che abbiamo visto poc'anzi. Quindi, come dire, abbiamo diciamo uno strumento di base, uno zoccolo di piattaforma che non necessariamente risponde in maniera performante, veloce e rapida a tutte quelle sfide di scalabilità, velocità, real time che invece oggi il mercato e la competizione e anche la crisi necessita. Ecco, quindi, scusa Maria, ti interrompo, sì, un secondo per dire che, sì, è senz'altro questo un momento di scelte coraggiose, perché rispetto a quanto stai dicendo adesso, è vero che esiste questo legacy, che è un legacy tecnologico, è un legacy anche organizzativo e culturale, e cerchiamo di fare come sistemi informativi veramente una reale, se non autocritica, ma esame di coscienza, no? Che all'interno di questo legacy, che rappresenta di fatto per i sistemi informativi il bacino di riferimento da sempre, no, nella gestione tecnologica, non ci sia fino in fondo la volontà e quindi la necessità dell'innovazione, appunto cercando di ottimizzare i sistemi informativi attraverso, sì, processi di consolidamento, semplificazione, standardizzazione, piuttosto che riarticolare una capacità di proposta barra avvicinamento alle esigenze del business, che è oggettivamente un percorso difficile, ma che il legacy, proprio per lo scenario che prima tu definivi, non può ostacolare, perché il rischio è di un immobilismo molto, molto pericoloso. Molto pericoloso, davvero molto pericoloso, poi lo vediamo tra un attimo nella slide che segue. Volevo aggiungere qualcosa in più rispetto al coraggio, no? Questo non per dire che le aziende e i CIO non siano coraggiosi, io credo che ci sia un'elevata complessità, perché la crisi da una parte, l'accelerazione tecnologica di tutto quello che abbiamo visto prima, che dove veramente quando vediamo cifre e tassi del 100 e oltre per cento, vuol dire che la velocità è stata davvero inaudita rispetto anche alle più rosee prospettive e previsioni. Quindi questo vuol dire che la macchina arranca di fronte a un mondo che è difficile, complesso, critico ed estremamente veloce. Quindi non solo ci vuole coraggio, no? Ma ci vuole grande capacità di razionalizzare tutto questo e vedere poi tutti questi fenomeni, cosa che non è semplice. È chiaro che l'azienda nel tempo, l'ICT nel tempo, non si è evoluto coerentemente, no? Perché ci sono stati anche dei fenomeni di attesa. Quindi la risultante è che oggi l'effetto zavorra, passatemi questo termine, è molto visibile, porvi mano non è estremamente facile. Lo si sta facendo indubbiamente partendo dallo strato infrastrutturale, no? Che
che è quello, diciamo, a cui più facilmente si riesce a porre mano. Quello che emergeva, cosa che non c'è in questa presentazione, ma di cui abbiamo discusso anche nella tua rivista con la CIO Survey, è che finalmente oggi si sta ponendo mano al tema applicativo. Allora, questo vuol dire che le aziende stanno comunque comprendendo che it's time to change, no? Quindi bisogna effettivamente fare lo switch degli approcci del passato. Rispetto ai rischi che si stanno vivendo, qui vi ho, sono alla slide successiva, è evidente che tutta questa, diciamo, effetto zavorra in qualche modo espone le aziende, non solo italiane ma in generale, a tutta una serie di rischi, no? Che sono rischi sia di perdita di dati, sia magari di uso malevolo, no? Dei dati, delle informazioni attraverso accessi non autorizzati, eccetera. Allora vedete che il web è sì un grande abilitatore di business, di relazione, di comunicazione, però è una grande finestra attraverso la quale si attinge evidentemente al patrimonio aziendale, quindi ne risulta una grande vulnerabilità, no? Più o meno consapevole, poi su questo magari lasciamo anche lo spazio al dibattito. Sì, no, ma il 70% dei problemi di security oggi in azienda proviene da atteggiamenti, sì, non corretti interni all'azienda, per cui assolutamente non consapevolezza. È una non consapevolezza, e dall'altro secondo me c'è anche una mancata consapevolezza, nel senso che molto spesso i test di vulnerability sono fatti, come dire, al minimo indispensabile, no? Mentre invece si potrebbe effettivamente spingere e stressare per avere quella che è la consapevolezza reale, no? di quella che è la, diciamo, l'attaccabilità dell'azienda, sia verso l'interno sia verso l'esterno. Guardando, come dire, il bicchiere mezzo pieno, perché credo si debba anche fare questo, e quindi scorro, diciamo, sono alla slide successiva, quello che stiamo osservando, almeno nelle nostre analisi, nelle conversazioni, ammettendo che rispondano tutti con grande sincerità, quello che noi osserviamo è questo emergere, no, dello sguardo anche verso la cloud security all'interno di un consesso, come dire, molto articolato di elementi di messa in sicurezza, di cui inevitabilmente la mobile security è, come dire, leader di gamma, ma per le ovvie ragioni che abbiamo detto poc'anzi, per tutti quei numeri di tablet, di smartphone che invadono ormai la nostra vita quotidiana, inevitabile, no, il tema della compliance, perché è ovvio che tutte le aziende di tutti i comparti settoriali sono soggetti a normative sia di settore, sia europee, sia internazionale. C'è un tema di disaster recovery che non sempre si traduce in business continuity, e questo secondo me sono, diciamo, aspetti di gravità importanti, perché il recovery del disastro è sicuramente importante, ma garantire, no, la continuità dell'operatività dell'azienda credo che sia di questi tempi un aspetto estremamente importante. Quindi, come dire, nella parte destra vedo tutti gli aspetti del bisogna farlo inevitabilmente, certo, no? Sia per normativa sia per mole complessiva di dati. Gli altri temi sono aspetti un pochettino più puntuali. Dico solo sulla identity manager, per non essere fraintesa, che all'interno di un panel di aziende di medio grande dimensione questo è un aspetto in cui per molto tempo si è investito, quindi è ultimo non perché sia meno importante, perché lo è moltissimo, ma perché ci sono stati tutta una serie di investimenti pregressi. Ecco, che cosa vuol dire fare cloud security e quali sono gli aspetti della cloud security? Allora, una prima riflessione, che sono alla slide successiva, senza che questo debba spaventare, no? Ma intanto bisogna avere comunque un approccio che guarda una serie di cose, uso una parola grande, però forse un approccio olistico sarebbe opportuno. Dopodiché si può scegliere, no, se avere una, diciamo, una determinazione, un focus molto strategico oppure comunque tattico, con gradi di libertà che possono essere lasciati più in capo all'azienda, più in capo a una Ennupla o ad alcuni fornitori. È indubbio che però alcuni aspetti devono essere messi molto bene in chiaro, no? E sono sostanzialmente tre, li vedete nella parte, diciamo, delle barre, no? Quindi il tema della governance, dell'organizzazione e poi dei cosiddetti domini operativi. Questo credo che non valga solamente sulla cloud security, no? Ma che valga per la security in generale.
forse quello che manca oggi e quello che poi determina quella consapevolezza proattiva di cui parlavo in apertura dovrebbe essere esattamente questo, no? Cioè dotarsi di una serie di visioni che sono appunto regole condivise, modelli organizzativi e poi competenze necessarie, dopodiché si definiscono effettivamente le azioni puntuali. Il che vuol dire decidere, no, cosa governare, come misurare il rischio, perché questo è un punto che sembra banale, ma sappiamo tutti benissimo e non ce lo possiamo nascondere che la misura del rischio si fa solo dopo l'attacco, no? Sostanzialmente nessuna azienda valuta effettivamente il rischio nella sua totalità, tantomeno quando ci sono per esempio i rischi d'immagine, cioè quei classici rischi che sono difficilmente monetizzabili con grande evidenza, quindi quando ci sono delle componenti abbastanza aleatorie. L'altro tema è chiedersi, no, all'interno, diciamo, sia degli aspetti legali che di compliance, che cosa effettivamente al cloud si può assegnare, sia in termini di informazioni, azioni, atti e strumenti, e cosa invece deve essere lasciato all'interno dell'impresa. Quindi definire esattamente il perimetro, no, di gestione dei dati e delle informazioni. L'altro punto fondamentale, questo sì soprattutto perché stiamo parlando di cloud, il tema della portabilità e interoperabilità dei dati, cioè nel momento in cui c'è una cloud security ci sono anche dei dati che fluiscono dall'interno verso l'esterno, certo, e che inevitabilmente possono essere anche riportati o all'interno dell'azienda abbandonando il cloud oppure switchando da un operatore di cloud all'altro. Quindi questo è un tema che è tra quelli che vanno definiti secondo me in misura migliore. Dopodiché ci sono inevitabilmente tutti i domini operativi per cui si può andare a decidere quali componenti effettivamente affidare al cloud. L'ultimo aspetto è un aspetto che è quello della security as a service, forse ancora oggi un po' avveniristico, ma non possiamo non citarlo, e quindi sono alla penultima slide, che è quello della affidare, no, in buona sostanza una terza parte evidentemente di fiducia le attività di detection, di risoluzione e di governance dei temi della sicurezza, sia in un public cloud o molto più facilmente in un virtual private cloud, però diciamo facendo gestire tutte quelle attività e quegli strumenti che sono tipici, no? Quindi soluzione di gestione delle minacce, la gestione della sicurezza in generale, la gestione delle policy di data loss, data leak prevention e quant'altro, e tutte le azioni di blocco, sblocco e alert preventivo. Questo secondo me potrebbe essere anche un approccio che è addirittura molto più, no, della cloud security, perché effettivamente l'affidamento in toto o in parte di alcune componenti. L'ultimo tema, e sono effettivamente all'ultima slide, sono sui benefici di tutto quello di cui stiamo parlando, no? Allora, i benefici non sono banali e sono estremamente importanti, ed è credo questa la ragione per cui siamo oggi qui a parlarne. Intanto il tema del real time, no? Sia della detection sia di quella prevention, che oggi effettivamente le aziende riescono a fare molto poco, il che vuol dire anche la capacità di raccogliere tutta una serie di dati per poter fare, no, quella predittività e quindi quella proattività che probabilmente manca, scalando, no, dinamicamente a seconda dei bisogni, no, che possono essere bisogni di business, bisogni di aziende, di utenti, bisogni di country che si agganciano, di aziende che vengono acquisite, quindi nella dinamica tipica di ogni vita aziendale. E anche effettivamente di un rapido deployment. Ultimo ma non ultimo, perché poi questo è anche uno degli elementi più controversi, il pagamento sulla base del beneficio effettivamente che viene e dell'uso che ne viene fatto. Complessivamente si hanno, no, tutta una serie di miglioramenti, sia della performance, dell'efficienza, sia sicuramente di quel time to market che di cui tanto abbiamo bisogno. Ultimo ma non ultimo, e non è scritto perché credo sia sotteso all'interno di tutto quello che ci siamo detti, una riduzione di quel rischio che è la grande aleatorietà delle aziende, che difficilmente riusciamo veramente a misurare ex ante. Certo, grazie. Bene, Anna Maria. Figurati. No, grazie a voi. Direi che è senz'altro un punto di partenza per questo nostro incontro molto interessante, perché definisce anche alcune
sottolineature anche di carattere metodologico, di attenzione, che poi riprenderemo nel dibattito, ma che di fatto rappresentano già una prima risposta a quel difficile passaggio, come si diceva prima, da una risposta sull'emergenza ad un'impostazione, fruendo tra l'altro di una modalità as a service che è imprescindibile oggi, no? Alessandro, vediamo un punto di capire un po' meglio questo concetto di protect and perform del cloud, no? Quindi la sicurezza che deve in qualche modo, attraverso questo modello, cercare di calarsi in un ambiente che è di difficile cambiamento organizzativo, culturale e tecnologico, e che poi cercheremo di capire nel merito, ma che ha in sé, come cloud security, degli elementi anche di spostamento in avanti interessanti, no? Assolutamente, ma innanzitutto credo che il concetto di sicurezza sia profondamente legato al concetto di innovazione. Questo fa sì che le cose in azienda siano più complicate. Mi rendo conto che per portare innovazione in azienda si fa molta fatica, è più facile proseguire con il business as usual. Questa era una riflessione che mi è venuta in mente ascoltando un pochino quello che Anna Maria ci raccontava. Oggi però vorrei, come dire, mettere a disposizione l'esperienza di Akamai per andare a toccare perlomeno i fondamentali, che non possono più essere considerati come innovazione, essendo dei fondamentali. Akamai è una società che nasce nel 98 a Boston, al MIT in modo particolare, e quindi uno dei cuori tecnologici americani. Dal 98 ad oggi ha fatto un pochino di strada ed oggi detiene fondamentalmente oltre 120.000 macchine. Che cosa ci facciamo con queste macchine? Facciamo due cose. Proteggiamo i contenuti che prendiamo in carico e li acceleriamo, con alcune conseguenze positive della presa in carico di questi asset. Il fatto che questi divengano scalabili all'infinito, che siano sempre raggiungibili, e poi abbiamo delle conseguenze più tecniche di fondamentalmente offloadare l'infrastruttura dei nostri clienti. Ora pensate che da questa piattaforma, la più grande al mondo, passa fra il 20 e il 30% del traffico web mondiale. E oltre a questo abbiamo una piattaforma clienti piuttosto larga, che spazia fondamentalmente, è cross-vertoriale. Abbiamo dalle aziende meramente B2B a quelle che si occupano di e-commerce, alle aziende di pubblica amministrazione. Questo per dirvi che cosa? Che Akamai beneficia di un punto di vista che credo sia abbastanza privilegiato. Cioè vediamo tanti degli accadimenti del traffico web mondiale e vediamo tanto degli accadimenti nei nostri singoli clienti. E anche diversificato per casistica, mi sembra proprio. Esattamente, esattamente. E questo comporta a sua volta che abbiamo delle tecnologie che sono sempre più collaudate e che gli accadimenti del singolo vengano messi a disposizione della moltitudine, fondamentalmente. E alla luce di questo possiamo dire che l'anno 2012, i primi mesi del 2013, sono stati degli anni sicuramente significativi per quanto riguarda la sicurezza. Innanzitutto gli attacchi informatici sono cresciuti in quantità. Tenete conto che noi riceviamo decine di attacchi tutti i giorni, ma se andassimo a isolare semplicemente gli attacchi che hanno richiesto un intervento umano, o meglio, la nostra piattaforma blocca di default gli attacchi più piccoli, e sono migliaia tutti i giorni, e quelli non necessitano di nessun tipo di intervento, ma andando a isolare un campione di quelli che hanno richiesto, hanno suscitato perlomeno un interesse umano, abbiamo notato che questi attacchi sono cresciuti di oltre il 200%. Dopodiché un altro fondamentale di oggi è che gli attacchi che abbiamo registrato sono sicuramente più sofisticati che rispetto al passato, e ci arriveremo magari con qualche esempio specifico. Scusa Alessandro, io tra l'altro ho letto di recente che, posso sbagliare, ma mi sembra che ci sia almeno un'emissione di circa 6.000 malware all'ora a livello worldwide, no? Sì. Qui ti dà subito l'idea della sfida nella protezione. È un big data. È un big data di malware. Ma è proprio
proprio così, è proprio così, e ci arriveremo subito, cioè, come dire, c'è un cloud che è a disposizione, mettiamola così, dei buoni, ma esiste un cloud che è a disposizione dei cattivi, per cui è una sfida, come dire, in continua progressione. 2012, tanto per dare due su tutti, molti ricorderanno ad esempio LinkedIn, ci sono state oltre 6,5 milioni di password sottratte, un disastro. Yahoo, oltre 450.000 credenziali sottratte. Sono dati impressionanti. La cosa però che forse conviene di fare è dare qualche dato in generale. Cioè, ci sono tre fondamentali. Gli attacchi sono diventati più sofisticati in modo generalizzato, per cui non abbiamo più dei semplici attacchi di DOS, ma spesso attacchi più maliziosi di SQL injection. Un altro fondamentale da tenere bene a mente è che gli attacchi sono agnostici rispetto ai loro target, fondamentalmente. Quindi colpiscono tutti indifferentemente. E il fatto che lo storico ad oggi, come dire, dica che non si è mai stati attaccati, non ha assolutamente valenza di garanzia per il futuro, tutt'altro. E tutto questo perché gli attacchi sono diventati molto, molto, molto più facili da condurre. Su questo volevo fare un esempio. Poco tempo fa Dirk Nowitzki, che poi è semplicemente un giocatore di basket dell'NBA, si è prestato come testimonial per una banca, fondamentalmente, ha fatto uno spot pubblicitario. In questo spot ha avuto, come dire, il torto di mangiare una fettina di salame. Questo ha suscitato l'ira fondamentalmente dei vegetariani e poi, diciamo così, per fatalità il sito di Dirk Nowitzki, ma anche poi di questa banca, fondamentalmente ha subito degli attacchi informatici. Vabbè, allora c'è qualcosa che non funziona. O c'è qualcosa che funziona. Cioè, che... vegetariani di tutto il mondo, unitevi. Questo per dire quanto oggi veramente basti un non nulla per suscitare l'ira di qualcuno. Dopodiché, perché nessuno, come dire, può dirsi esattamente al sicuro? Perché esistono dei veri e propri software che sono immediatamente raggiungibili quasi da chiunque, scaricabili, che generano una certa potenza in realtà in chi li adopera. Consiglierei però di non farlo a chi non è esperto, perché le ricadute legali non sono banali. E ancora una volta si diceva, esiste forse un cloud anche a favore, diciamo, dei cattivi. Esistono dei veri e propri siti su cui è possibile acquistare degli attacchi web, e non banali. Cioè, esistono delle vere e proprie liste della spesa. Capite che di fronte a uno scenario di questo genere le cose sono cambiate, cioè bisogna per forza fare uno sforzo di immaginazione e di innovazione. Quindi una specie di supermercato dell'attacco. Un supermercato dell'attacco. In questa slide addirittura si può osservare come è possibile personalizzare l'attacco. E in base poi alla personalizzazione dell'attacco si ha un costo più o meno maggiore. Tenete conto che però anche i costi per chi attacca sono veramente residuali, cioè fra i 20 e i 500 dollari si può effettivamente generare un attacco che può causare dei danni non banali rispetto a chi... Un vero modello pay per use. Sì, corretto. C'era una cosa che mi piaceva citare, perché è un esempio molto pratico che riassume esattamente quello che abbiamo detto fino ad oggi. In realtà gli attacchi oggi non sono più solamente frutto di attivisti, che poi possono avere anche un loro fascino visto sotto vari profili. Purtroppo sono diventati lo strumento di veri e propri criminali, che usano fondamentalmente questi attacchi con due scopi diversi. Da un lato la possibilità di compiere altre azioni fraudolente distraendo l'attaccato con un attacco, o addirittura per intraprendere delle azioni criminali che mirano all'estorsione.
quindi è diventata abbastanza di prassi, addirittura una telefonata anticipatoria dove viene detto o paghi o ti attacchiamo fondamentalmente, quindi vere e proprie organizzazioni criminali. E prenderei quella che poi è stata chiamata Operazione Ababil. Questa è stata condotta, diciamo, da degli attivisti, ma si presume che lo scopo in realtà era fraudolento, ancora una volta distrarre gli attaccati, in questo caso sono stati operatori finanziari, per commettere poi dei crimini, diciamo, in modo più coperto. Fatto sta che nelle intenzioni di questa organizzazione, almeno quelle dichiarate, si richiedeva di rimuovere un video ritenuto lesivo per i religiosi musulmani, e fin quando questo video non fosse stato rimosso, un istituto finanziario sarebbe stato attaccato. Se non che uno di questi istituti finanziari, grossi, piuttosto grossi, è stato un nostro cliente, per cui abbiamo visto la genesi di un attacco e come questo si è sviluppato nel tempo. Quindi, come dire, assolutamente un fulmine a ciel sereno, il traffico di questo cliente è aumentato fino a 30 gigabit per secondo, significa 30 volte il loro traffico normale. Ora ci terrei a dare anche qualche dato così concreto, perché sono queste le dimensioni con cui bisogna misurarsi oggi. Tenete conto che gli attacchi sono aumentati non solo in intensità ma anche in grandezza, registrando una media di capacità dai 5 ai 60 gigabit. Le infrastrutture, come dire, non in cloud difficilmente possono reggere questo tipo di carico. Certo. E addirittura anche quando si va a guardare al cloud bisogna tenere a mente questo tipo di dimensioni, perché non tutti gli operatori in cloud stessi sono attrezzati per questo tipo di dimensioni. Va bene, tenete conto che questo era un nostro cliente, non ha avuto, come dire, nessun danno, in quanto questa era una risorsa cashata, e difatti poco dopo gli attaccanti hanno mosso su un altro operatore finanziario, fatalità, anch'esso nostro cliente. In questo caso hanno puntato ad una risorsa che non era cashabile. È successo però banalmente che il nostro web application firewall è entrato in azione e ha bloccato fondamentalmente il traffico in entrata, che ha fatto scattare delle determinate regole. Siccome anche questo attacco non ha avuto, come dire, nessun effetto percepibile dagli utenti, gli attaccanti hanno provato con un'altra cosa che oggi richiede grossa attenzione, a buttare giù il DNS. Anche in questo caso hanno generato un traffico che è circa 10.000 volte superiore alla media. Quindi pensate se ognuno di noi dovesse, come dire, attrezzarsi per reggere questo tipo di carichi. Ancora una volta, essendo un nostro cliente, non hanno avuto successo, fino a raggiungere una terza istituzione finanziaria, e qui in questa slide si possono vedere i puntini blu come si sono innalzati. Quello è il tempo di risposta fondamentalmente delle risorse. Vedete che piano piano il tempo si è innalzato, dove vedete i puntini rossi significa che la risorsa che era richiesta non era proprio più disponibile, per cui un attacco è andato a buon fine. Ecco come mi sembrava interessante mostrare, come dire, un attacco dalla sua genesi, e vedete come gli attaccanti provano prima con una determinata risorsa, se non riescono, non demordono, cambiano o risorsa o, come dire, target dell'attacco fino a quando non riescono. Quindi, scusa Alessandro, dimensione, quindi tipologia, poi c'è anche un fenomeno, non so se poi ce lo fai vedere, di, come dire, inconsapevolezza di piattaforme usate per spamming selvaggio da parte appunto di organizzazioni su macchine di aziende. L'Italia mi sembra essere il quarto o quinto paese in Europa per piattaforma di malware verso altri paesi, proprio per questa non conoscenza dell'utilizzo malevolo dei propri sistemi. Sì, l'Italia è indubbiamente un centro, e questo forse non è noto, di grande propagazione. Pensate che l'Italia è uno dei primi paesi al mondo come origine di attacchi da reti mobile, forse il primo al mondo. Questo dà una dimensione. E tenete anche conto che così come, come dire, i servizi di sicurezza
migliorano nel tempo, anche la maliziosità degli attaccanti migliora nel tempo. Siccome alcune delle soluzioni di sicurezza in cloud sono piuttosto efficaci, gli attaccanti vanno a sfruttare, vado alla slide successiva, quelle che sono delle debolezze neanche tecnologiche, ma come dire, fisiologiche della soluzione. Ovvero c'è una moda attualmente in cui si prova un primo attacco con un picco di traffico, dopodiché si annulla tutto per 10 minuti, per cui chi viene attaccato non riesce neanche a capire immediatamente che cosa sta succedendo. Pensa che tutto si sia risolto, quindi distoglie la propria attenzione e gli attaccanti ricominciano l'attacco ancora una volta. A questo punto un pochino si innalza la soglia d'attenzione, ma si fanno delle ricerche, dopodiché siccome l'attacco è già sparito si torna in una situazione così e così via, il che alla fine in realtà è un vero e proprio attacco che è andato a buon fine. Perché dico così? Perché non è necessario per gli attaccanti rendere una risorsa totalmente indisponibile. Basta creare semplicemente un disservizio, un rallentamento che si possa dire che l'attacco è andato a buon fine, fondamentalmente. Certo, certo. Questo mi sembrava, come dire, intanto un modo interessante di raccontare quello che vediamo tutti i giorni. Da qui in realtà è possibile ricavare, credo, dei punti fondamentali da tenere presente quando si parla di sicurezza. Innanzitutto, visto proprio l'esempio attuale in cui un attacco viene reiterato a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, bisogna scegliere soluzioni, e questo il cloud lo offre, che siano sempre always on, cioè quelle soluzioni, come dire, che vanno attivate on demand hanno un'efficacia limitata. Inoltre bisogna tenere presente quella che è la capacità del network a cui si appoggia o della propria infrastruttura. Oggi vengono vendute, come dire, soluzioni come innovative che hanno un carico massimo di 50 gigabit per secondo, sono quisquilie ormai per gli attaccanti. Ci sono delle soluzioni purtroppo ancora in cloud, e questo lo dico insomma per chi si dovesse affacciare a queste tecnologie, ma per non partire subito col piede sbagliato, che hanno una capacità del loro intero network che è inferiore ai 250 gigabit. È una soglia che è tranquillamente raggiungibile con un paio di attacchi su due clienti, quindi totalmente insufficiente. Dopodiché bisogna anche pensare alle tecnologie e ai tipi di attacchi che gli attaccanti muovono, che non sono più solo volumetrici, ma anche ad esempio applicativi. Quindi quella è un'altra cosa a cui bisogna prestare attenzione. E infine diffidare di qualunque tecnologia che produca di per sé un degrado del servizio, perché a quel punto lì fondamentalmente l'attacco ha avuto un esito positivo in qualche modo. E infine tutte quelle tecnologie che rischiano di non solo creare un disservizio o dei rallentamenti, ma di tagliare, come dire, le risorse invece a utenti non malevoli fondamentalmente. Questi credo siano i parametri fondamentali a cui badare oggi quando si parla di sicurezza. Certo, certo. Bene Alessandro, allora molto interessante perché sono esempi di vita vissuta, di problemi che le aziende incontrano quotidianamente e danno una dimensione credo precisa della complessità, della velocità e dell'articolazione di questo fenomeno. La risposta cloud è una delle risposte, è una delle risposte che devono essere date nella costruzione di una strategia di security oggi. Adesso noi apriamo una veloce discussione, oltre al di là del tavolo, oltre agli amici dello studio, abbiamo anche Nicoletta Boldrini, che è la nostra giornalista e che avrà appunto il compito di trasmetterci sulla base di questo scenario le domande che provengono da voi, dal web. No? Allora, partiamo proprio da questi ultimi dati, Alessandro, che hai dato, per prima di addentrarci su quello che potrebbe essere la corretta messa a punto di una strategia, no? Capendo appunto dove va a innestarsi una strategia nella realtà aziendale italiana, noi da quale punto stiamo partendo oggi a livello culturale, nei confronti intendo dire della
cloud security, no? Dell'utilizzo del cloud come uno degli elementi che innalzano potenzialmente il livello di protezione. Sappiamo di alcuni miti o falsi miti legati al cloud, ai dati che non si sa dove siano, alla difficoltà da parte delle aziende di non andare a capire poi fino in fondo quali sono poi le opportunità che il cloud offre. Quindi dal vostro punto di osservazione oggi, quali sono le difficoltà primarie nel far capire, al di là di uno scenario che nei numeri è ben definito, che si deve mettere mano in un certo modo a un certo tipo di risposta cloud based, diciamo così? Ma credo che la maggiore difficoltà sia una mancanza di strategia, fondamentalmente. Cioè, ci sono state nel tempo tutta una serie di operazioni tattiche che ormai si sono stratificate, per cui gli utenti si portano dietro un carrozzone di varie azioni tattiche che nel tempo si sono sovrastratificate, che costano tantissimo e che quindi necessiterebbero effettivamente uno sforzo non indifferente per essere ripensate. Certo. Questo credo sia il primo problema che le aziende devono affrontare. C'è da dire in realtà che il cloud gioca un ruolo che può essere considerato di complementarietà, quindi non per forza queste risorse, benché stratificate, secondo me poco efficienti ed efficaci, devono essere rimosse. È possibile pensare di immaginare con un piccolo investimento di affiancare le due cose per un determinato periodo di tempo, cosa che nella sicurezza non fa mai male fondamentalmente, per poi dismettere pian pianino quello che ormai è di fatto obsoleto. Certo. E con i ritmi con cui fondamentalmente la tecnologia avanza, spesso quello che è infrastruttura diventa obsoleto in fretta. Certo. Ecco, Nicoletta. Sì, mi introduco perché effettivamente legato alle criticità, gli utenti ci sollevano anche il fatto della privacy. Ci dicono che dove risiedano tecnicamente i dati da un punto di vista operativo tutto sommato potrebbe essere del tutto irrilevante. Purtroppo però le aziende hanno normative stringenti cui rispondere, per cui ci chiedono come si risolve il problema della privacy e della tutela dei dati. Sì, ma allora in realtà le migliori aziende intanto rispettano tutti i parametri, parlo delle aziende di cloud, no? Del PCI compliant e così via. Dopodiché in realtà con un po' di sforzo è possibile andare assolutamente a definire questi dati dove risiedono. Nel nostro caso in realtà i dati risiedono lì dove risiedevano prima, cioè nel data center dei nostri clienti, perché noi di fatto abilitiamo ad uno spostamento più veloce, ma non cambiamo il punto di origine dei dati. Ecco, Alessandro, ti faccio questa domanda e la pongo anche ad Anna Maria alla riflessione. Tu prima hai parlato di complementarietà di soluzioni cloud all'interno dell'azienda. Allora, cerchiamo di avvicinarci a un tema veramente difficile, cioè quello della possibilità oggi, nell'esiguità talvolta di budget, piuttosto che nella disattenzione che i sistemi informativi talvolta hanno da parte delle line of business e da parte delle controparti nella definizione di una strategia di security oggi in azienda, no? Cioè, prima abbiamo accennato alla necessità prima di identificare una strategia di sicurezza che business oriented significa in qualche modo in grado di mappare quelle che sono delle esigenze operative, delle opportunità di business con la scelta più opportuna di tipo tecnologico e di tipo organizzativo e di processo, no? Ecco, oggi mi sembra che la risposta sull'emergenza ostacoli molto questa messa a punto di una strategia il più possibile coerente. Il cloud accelera questo tipo di definizione e quali sono dal tuo punto di osservazione, dal vostro punto di osservazione, gli elementi di sottolineatura per cercare in qualche modo di passare appunto da una risposta sull'emergenza e sul danno ad una impostazione tecnologica e organizzativa in qualche modo coerente, all'interno della quale, come tu dicevi, in modo complementare intervenire con il cloud. Ma un conto è intervenire in modo complementare sulla strategia, un altro conto è intervenire complementare sull'emergenza.
Il cloud, come dire, è immediatamente abilitativo per sua natura, dovrebbe anche esserlo economicamente, per cui ovviamente diventa complementare per chi ha già una serie di macchine o di servizi già attivi, ma a mio avviso dovrebbe essere la prima risorsa a cui guardare scientemente nel caso invece si sia sprovvisti fondamentalmente di qualunque sistema di sicurezza. E questo perché, come dire, è immediatamente accessibile, non ha problemi di scalabilità, cosa che chiunque voglia fare le cose in casa deve andare a misurare, evolve in automatico e non ha bisogno di manutenzione, cioè i benefici del cloud sono indubbi oggi, credo che non ci sia un'alternativa possibile, si vedeva molto bene nell'ultima slide di Anna Maria, cioè i benefici sono talmente basici e talmente evidenti, forse addirittura da passare inosservati, ma è quella la base da cui partire, non c'è bisogno di fare delle grosse certo. congetture attorno ma a questo. Ma come evolve il legacy rispetto a questo tipo di ambiente? Cioè come mi porto dietro tutto il resto? Ma allora, in realtà le migliori soluzioni sono assolutamente trasparenti. Noi come Akamai siamo totalmente trasparenti rispetto a quella che è l'infrastruttura preesistente, che sia in casa piuttosto che in hosting sulle terze parti. È la tecnologia che è a servizio, al nostro servizio, non possiamo noi metterci al servizio della tecnologia. Anche questo dovrebbe essere un concetto di base fondamentalmente, non c'è bisogno di andare a studiare niente, probabilmente la soluzione già esiste ed è indolore. Ma a me ha colpito una cosa, quella delle tante che ha detto Alessandro, no? Cioè che i dati restano dove il cliente li ha, no? Quindi questo è già, credo, un punto fondamentale che dovrebbe rasserenare un pochettino gli animi. È indubbio che il tema della complementarietà credo che sia uno dei forse degli entry point più semplici, no? Perché non richiedono nella testa del cliente il dover porre mano a una revisione globale complessiva di tutta l'architettura, se di, diciamo, di architettura si sta parlando e se effettivamente abbiamo una gestione della sicurezza come dovrebbe essere. Secondo me il vero salto è nell'approccio, no? Quello che si diceva prima, cioè la capacità di declinare tutti gli aspetti effettivi, no? Che la sicurezza impone, sia in termini di governance, quindi che cosa metto, dove, cosa tratto, chi fa che cosa, sia in termini organizzativi, poi, no? Come vengono fatte le cose, da quale strutture, con quali competenze, a chi affido, no? Una serie di componenti, che cosa faccio. Dopodiché dal punto di vista poi operativo, che cosa andiamo effettivamente a fare. Io credo che ci sia un altro aspetto importante che oggi magari abbiamo toccato poco e che credo sia un aspetto fondamentale nel momento in cui guardiamo un'impresa molto, come dire, disaggregata in termini organizzativi e di presenza sul web, cioè la strong authentication oppure il single sign-on oppure il bring your own identity, cioè tutto quello che mi consente, no, a me azienda e a me anche individuo di avere una univocità, no, di identità e dunque di possibilità di accesso, perché questo evidentemente blinda anche un pochettino tutte quelle tipologie di attacchi, quel 70%, no, di uso, certo, come dire, improprio, per non dire malevolo, poco etico, delle informazioni all'interno dell'azienda. Allora, secondo me, anche osservare queste componenti, oggi in Italia lo si sta facendo, magari con una qualche lentezza, però porre mano a quello che si chiama strong authentication, quindi che è molto più dello IAM, ma è l'identità univoca di ciascuno di noi all'interno dell'azienda e poi evidentemente anche in un concetto di rete o di web aperto. Allora, queste dinamiche, queste visioni, queste decisioni strategiche credo che siano doverose ormai, perché i dati che ci ha fatto vedere sono a dir poco, non imbarazzanti ma scioccanti, no? Sono dei dati, poi ogni tanto vedevo qualche intelligence qua e là che veniva colpita, lui non l'ha neanche sottolineata, ma cioè, come dire, nessuno, no? può sentirsi avulso dagli attacchi. Addirittura poi il concetto del supermercato vuol dire che andiamo veramente verso una capacità, una possibilità
veramente infinita, quindi credo che anche le aziende debbano considerare questi aspetti, no? non si possano assolutamente pensare come certo, intoccabili, no? Perché certo, mi sembra che assolutamente nessuno di questi lo sia. L'altra cosa che mi ha colpito, e torna alla tua domanda sulla strategia, è la capacità di visione, no? Quello che ci faceva vedere Alessandro attraverso le slide è la capacità di monitorare esattamente in real time quello che sta avvenendo. Ecco, io credo che anche questa consapevolezza sia un grande valore da mettere, come dire, nel piano delle strategie, delle cose, dei to-do, no? da fare, perché credo che pochissimi o forse nessuno sia in grado veramente real time, parlo di aziende, di capire effettivamente che cosa sta accadendo e reagire anche addirittura in maniera proattiva. Certo, certo. E questo secondo me è un aspetto che va assolutamente considerato. Nicoletta. Ecco, sono temi che trovano un po' riscontro con i commenti prediretta che ci sono stati proprio in termini di bilanciamento tra sicurezza e performance. Alcuni utenti chiedevano qual è il livello minimo per garantire sì la sicurezza, però per non perdere poi in performance e in soddisfazione anche degli utenti, non avere blocchi poi sull'operatività. Altro tema molto importante, sempre legato al bilanciamento sicurezza e performance, un utente ci chiede soprattutto l'accesso via SaaS, quindi software as a service, potrebbe significare perdere il controllo sull'applicazione e sull'infrastruttura sottostante. Quindi anche in questo caso, ok, procedo alla sicurezza come servizio, ma poi chi mi garantisce la performance tecnologica del servizio? Beh, qui ci sono due aspetti. Uno, in realtà, come dire, non ci compete in quanto Akamai, perché le nostre soluzioni di sicurezza al massimo sono abilitatrici di performance ulteriori. Quindi adottando le nostre soluzioni di sicurezza si aumentano in realtà anche le performance. Nell'esempio che abbiamo visto prima, in cui, dell'operazione Babille, in cui si puntava a una risorsa cacheata, quello paradossalmente ha l'effetto addirittura di aumentare le performance di erogazione di quegli oggetti che sono colpiti. Esistono chiaramente invece dei servizi differenti dove, a fronte di un incremento della sicurezza, si ha un degrado della performance. Ma ancora una volta, andando a fare un po' di analisi di mercato, esistono delle soluzioni che non hanno questo trade-off tra sicurezza e performance. Dopodiché mi sembra di aver capito che c'era una preoccupazione sulla possibilità di agire con questo tipo di strumenti. Ricordo bene? Sì, sì, anche in termini di SLA chiedono qualche commento. Ok. Ancora una volta, per quanto ci riguarda, fondamentalmente l'indipendenza dei nostri clienti è massima. Possono come dire, configurare, distogliere, riattivare i nostri servizi senza alcun problema, e i nostri SLA sono tutti al 100%, sia in termini di performance che poi di erogazione degli asset che prendiamo in carico. Tenete conto che sia per gli operatori che usano il cloud, sia per, diciamo, gli utenti che vogliono sviluppare delle proprie infrastrutture, un solo punto di cloud equivale a circa 5.000 ore di uptime di quella risorsa. Per cui ogni punto di cloud offerto in più è realmente come dire, una risorsa messa a disposizione degli operatori. Ecco, io vorrei sottoporvi questo tipo di riflessione. Allora, se il cloud non deve diventare, per quanto riguarda la sicurezza, diciamo, l'outsourcing della security, no? Perché poi il rischio è questo, è così complesso, è così difficile la situazione, aspetta che io demando tutto il resto, innalzo il livello di sicurezza, ma non ho compiuto quello che si diceva essere prima un passo in una direzione di gestione organica del problema, no? Quindi io mi sposterei adesso nella riflessione sul tema della sicurezza in generale, all'interno della quale collocare delle soluzioni cloud. Allora, se la sicurezza deve essere un elemento non censorio ma
vettore di opportunità di business, comunque che supportano le modalità con cui l'azienda va sul mercato, è chiaro che deve inserirsi in un percorso di avvicinamento dell'IT rispetto al business, di tipo generale, no, non si possono scindere i due discorsi, io devo strutturarmi organizzativamente e culturalmente per far sì che la tecnologia venga vista come elemento che abilita e di conseguenza anche la sicurezza, no? Allora, una vostra riflessione in merito a questo fatto, cioè se io devo riuscire a interpretare la security dalla prospettiva dell'utente finale e quindi capire come l'utente finale aziendale lavora, quali sono le sue esigenze, che tipi di priorità io devo cominciare a dare, no? Posso anche poi, tra l'altro, condividere degli elementi di rischio, no? Quindi ti faccio capire che se non ci adeguiamo in modo opportuno sul fronte della sicurezza, il rischio di perdita di occasioni di business o di costo è effettivamente molto forte, no? Certo. Quindi ecco, tutti questi percorsi di avvicinamento e di ridisegno definiscono quella che può essere una strategia di security. Mi sembra che oggi i freni a questo tipo di discorso siano numerosi, siano notevoli. Ecco, voi che tipi di riflessione state facendo rispetto alla possibilità di avere degli interlocutori che stanno in qualche modo cercando di capire come la security possa declinarsi in una dimensione proattiva di business o comunque di adeguato supporto al business all'interno della quale collocare delle opportune scelte di cloud? Diversamente il cloud è esternalizzo, nella brutalità del termine, perché non ce la faccio, ma se non ce la faccio risulta anche una scelta non governata dalle aziende, quindi una scelta forse subita, dettata alla disperazione. Ma io credo che qui subentrino anche dei discorsi meramente culturali. Innanzitutto in Italia c'è ancora poco l'adozione dei consulenti aziendali. In realtà un fornitore serio potrebbe fare da consulente, perché quello dovrebbe essere il suo mestiere, indipendentemente dalle soluzioni che offre la propria azienda. Questo tipo di cultura ancora non c'è, o se si tenta di applicarla viene comunque vissuta con un po' di sospetto. Ma in realtà il cloud deve necessariamente interfacciarsi con quelle che sono le logiche preesistenti, non deve essere qualcosa di imposto. Un altro fenomeno culturale ancora italiano è che la stratificazione anche del potere non ha poi un suo vertice ben chiaro, fondamentalmente. È molto variabile. è molto variabile. Per cui magari un portatore di interesse legittimo incontra nella sua stessa organizzazione una serie di resistenze non indifferenti. Ora noi ci interfacciamo con un'eterogeneità di persone e di funzioni quasi tutti i giorni. Qualche volta non so, è il marketing a portare innovazione, perché viene a sapere le nostre soluzioni, vuole incrementare le performance dei propri siti web, e in quel caso troviamo un promotore che può o non può incontrare la resistenza dell'IT. Altre volte è l'IT che invece si fa promotore dell'innovazione, ma magari incontra delle resistenze da parte ad esempio del marketing, che non gli concede il budget per portare questo tipo di innovazioni. E pian piano quindi qual è il lavoro forse di consulenza, poi a che cosa si imita? A nella scalata fondamentalmente alle gerarchie aziendali, per trovare finalmente la persona che possa decidere e sintetizzare fra l'esigenza e il budget che poi ci vuole per applicarlo. Certo. Ma intanto io sorridevo perché ha garbatamente usato la parola consulenti, no? Io sorridevo perché ci sono, in Italia lo sappiamo bene, addirittura non si può più neanche usare, no? In alcuni contesti la parola consulente, quasi che fosse un abominio, una, come dire, professione malevola già di suo, no? Probabilmente perché dobbiamo scontare alcune attività malfatte del passato, ma diciamo, chiuso l'inciso del sorriso amaro che c'è su questo. Allora,
Intanto credo che un primo tema sia che molto spesso la sicurezza viene vista da più punti all'interno dell'azienda, no? Cioè il CSO, Chief Security Officer, non sempre è il punto di sintesi di tutti quelli che sono gli aspetti della sicurezza, che sono di compliance da una parte, che poi sono di sicurezza fisica, che poi sono di sicurezza informatica. Quindi vuol dire che già solo parlando di temi della sicurezza abbiamo punti di approccio e di ingresso profondamente diverse, con culture e visioni completamente diverse, il che non semplifica la ricerca della sintesi. Poi è vero quello che diceva Alessandro, cioè tanti punti decisionali all'interno dell'azienda con molto spesso dinamiche, bisogni e punti di vincolo diversificati, no? Quindi questo rende un pochettino complesso la cosa. Io credo che di fondo qui ci sia un fatto, cioè che nessuno all'interno dell'azienda possa fare fortino su di sé, no? Cioè l'approccio della resistenza a prescindere credo che non serva assolutamente a nessuno, e quindi vedo all'interno delle aziende invece un processo che tende alla creazione delle sintesi, ovvero crea un CSO che risponde all'amministratore delegato e che al suo interno, no, ha le tre macro tipologie di sicurezza, che a sua volta interfaccia tutte le diverse funzioni aziendali, perché questo è il modo, come dire, collaborativo di andare a definire politiche di governance, modelli organizzativi e poi modelli di adozione anche diversificata all'interno del cloud. Quindi credo che il principio divisionale, che anche lui prima accennava al potere, no? Perché è chiaro che qui stiamo parlando anche di informazioni, stiamo parlando di utenti che vengono gestiti, quindi molto spesso questo si presta, no? Una gestione, come dire, individualista del potere delle soluzioni, però è chiaro che il rischio è talmente alto che nessuno più se lo può permettere, quindi credo sicuramente che ci sia un aspetto culturale da, come dire, smussare o meglio rimuovere. Dall'altro forse i fornitori dovrebbero fare qualche sforzo in più e magari interloquire non solo, no, con delle funzioni tecniche, ma avere il coraggio anche di bussare alle porte di altri che interlocutori tecnici non certo, sono, no? Per creare anche quell'humus di minimo di conversazione su una serie di informazioni che, anche se questo poi sappiamo essere non molto gradito dalle persone tecniche, dai CIO e quant'altro, però io credo che l'unico modo sia il principio collaborativo e sano della trasmissione dell'informazione bidirezionale, quindi sia informazione dell'azienda verso il fornitore, sia quello che può dare, no, il fornitore in termini di visione, consapevolezza, certo, stato dell'arte di quello anche che accade, perché io sono convinta che moltissime aziende, anche diciamo le più grandi, capaci, che investono, non hanno contezza vera e piena di quello che possono effettivamente rischiare, anche perché appunto il mondo va talmente veloce che probabilmente anche i migliori sono al tempo T-2, no? Certo. Quindi, certo. Peraltro mi collego proprio a questo discorso, perché prima della diretta si sollevavano un po' di dubbi proprio su come riuscire a definire una roadmap, che tipo di best practice individuare proprio per trovare questo bilanciamento di security ma anche di performance di business. E adesso nella chat online risollevano il problema contrattuale degli SLA, non tanto da un punto di vista di servizio tecnologico quanto proprio di collaborazione col provider e di responsabilizzazione, quindi di prendersi il rischio e assumersi le conseguenze anche di un danno di business. Sì, questa è una questione abbastanza spigolosa, perché da un lato, come dire, gli operatori più accreditati offrono degli SLA piuttosto alti, oltre il 100% non si può andare, e ovviamente dei riconoscimenti in caso di servizio. Una tendenza che però credo sia più italiana che non internazionale è quella di voler in qualche modo andare a definire delle penali che ricadano su chi eroga il servizio. Ora, questo da un lato
è comprensibile, però anche del tutto inattuabile. Pensate quali potrebbero essere le ricadute, anche solo economiche, per un disservizio di un operatore che magari fa molto bene quella cosa, ma che è sostanzialmente molto più piccolo del cliente per il quale lavora. Non ci sarebbe neanche la capienza economica per immaginare qualcosa del genere. Ma credo che ancora una volta questo rientri nella mentalità italiana, cioè di voler spostare la responsabilità lontana da sé. Ok, io ti posso anche comprare il tuo servizio, però poi tu diventi tu responsabile e quindi io che ti ho comprato sono legittimato a portare innovazione. Tutto si può fare, bisogna trovare ovviamente un trade-off che sia accettabile. Certo, sollevano anche alcune problematiche legate poi alla possibilità di cambiare in modo flessibile il provider laddove non ci sia soddisfazione. Qualcuno solleva anche un rischio di lock-in, come superarlo invece con il cloud, che dovrebbe aprire flessibilità proprio anche in termini contrattuali. Ma indubbiamente anche qui dipende da servizio a servizio, fornitore a fornitore. Con certezza il cloud è immediatamente abilitante, non sempre vale il contrario. Su questo però ancora una volta basta, credo, di fare alcune ricerche. Cioè, il cloud non è fatto da un unico operatore, da un unico servizio. E differenze magari eventuali nei prezzi sono anche date da barriere in ingresso o meno barriere in uscita, sono tutti parametri a cui guardare ovviamente prima di addentrarsi in qualunque avventura. Ecco, sempre sul fronte dei costi, un utente ci solleva il fatto che dal cloud effettivamente potrebbero essere molti benefici anche per aziende medio-piccole, quindi non solo per grandi realtà, però ci chiedono come coniugare attraverso il cloud il giusto livello di security con un cambio radicale di strategia che ovviamente ha i suoi costi. Ma allora, innanzitutto, come dire, aziende grandi o piccole sotto il profilo della sicurezza non fa grossa differenza. L'abbiamo visto prima, chiunque in realtà può essere attaccato. E il cloud si presta di per sé a servire le aziende di piccole e di grandi dimensioni, quindi non vedrei grosse problematicità rispetto a questo. Posso fare una domanda? A me aveva colpito, quando si parlava di SLA, il fatto che voi garantiate il 100%, no? Che diciamo, per me è come una soglia un pochettino sfidante. Allora la domanda cattiva è: c'è un if grande così, cioè devono succedere tutta una serie di condizioni per garantire il 100% o lo si garantisce tout court? Cioè come si fa a garantire un 100%? Anche, scusami, faccio la domanda, sì, perché ho visto anche, no, le diverse tipologie di attacchi e quindi siccome poi c'è un grado di aleatorietà infinito, la domanda è come si fa a garantirlo sempre e comunque? Con grossi investimenti alle spalle. Di fatto la vera potenza dei servizi in cloud sta nella esperienza che si acquisisce tutti i giorni, che si mette a disposizione di tutti, e poi nei grossi investimenti costanti in innovazione. Questo è l'unico modo di poter garantire degli SLA così alti fondamentalmente. Paradossalmente, ogni volta che, come dire, un nuovo utente subentra nella nuvola, non fa che apportare dei benefici alla nuvola stessa, portando la propria esperienza, che poi viene fatta di tutti necessariamente. Quello che noi facciamo di solito, ad esempio, è che se dei clienti hanno delle esigenze particolari, speciali, fuori dalla norma nell'ambito della security, lavoriamo insieme a lui per adattare i nostri servizi a quelle esigenze particolari, ma se sono utili fondamentalmente per il resto, entrano nello standard, nel nostro pacchetto standard confezionato per tutto il resto dei clienti. Questo riesce in qualche modo ad alzare anche l'ISLA perché c'è una continua innovazione e lavoro dietro. Comunque Alessandro, è un problema oggettivo questo per quanto riguarda il cloud, non soltanto per quanto riguarda l'accezione security del cloud, che la
l'articolazione, diciamo così, della filiera dei soggetti che concorrono all'erogazione del servizio, alla fine, per quanto riguarda i problemi di continuità di servizio e in questo caso di sicurezza, spesso ricadano comunque sulle spalle dell'utente finale. Questo sia sicuramente un freno, no? nel cambiamento anche di approccio, no? Perché poi il 100% di garanzia, riprendendo quello che diceva Anna Maria, è probabilmente molto ben definito da un ambito, diciamo, territoriale di funzionalità che è sotto il presidio diretto di HMI, però altre cose che non lo sono, evidentemente non c'è un onere generale della qualità del servizio, questo resta sempre sulle spalle dell'utente finale. Da qui probabilmente anche alcune ritrosie, no, a un investimento che sulla carta dovrebbe essere molto efficace, ma che di fatto poi presenta comunque delle aree di rischio. Ma indubbiamente, però, se me lo permetti, ti rigiro la domanda. Qual è l'alternativa a tutto questo? No, no, l'alternativa, ripeto, io come alternativa vedo senz'altro un difficilissimo lavoro nella operare sui due ambiti, uno tecnologico e uno organizzativo, dove per organizzativo intendo dire assessment forte per capire qual è la propria realtà di partenza, perché molte aziende hanno la convinzione oggi di essere, forse anche dal punto di vista statistico, non toccabili da questo fenomeno, in realtà non hanno la benché minima percezione del livello di vulnerabilità della propria infrastruttura, quindi un assessment molto forte. La capacità di articolare attraverso conversazioni una vicinanza maggiore per capire le esigenze degli utenti e di conseguenza articolare una strategia di security propositiva e non soltanto censoria, e poi appunto delle practice, dei modelli, no? Delle policies, no? Dei modelli. Quindi non è un'alternativa, è lo sforzo titanico di costruire una risposta un minimo organica sulla quale calare dei servizi cloud che siano efficaci. Allora, se questo viene fatto, ribadisco quello che dicevo prima, la mia risposta alla tua domanda cattivissima è questa, cioè se tu hai un minimo di piattaforma organica, tecnologica e di processo e organizzativa, allora la scelta del cloud è una scelta meditata che può in qualche modo essere governata anche nella articolazione della filiera. Se invece è dettata dall'emergenza, dalla disperazione, voi garantite il 100%, poi magari qualche altro provider no, e il risultato del servizio finale non è assolutamente sicuro. No, no, ma indubbiamente una cosa per essere fatta bene necessita di pianificazione e approfondimento. Dopodiché avere allo stesso tavolo i fornitori di servizi, anche più disparati, magari in qualche volta in competizione fra loro, e tutti i vari stakeholder aziendali, è essenziale, quello è indubbiamente la base dalla quale partire. Certo. Dopodiché ci sono dei fenomeni anche un po', come dire, delicati da un punto di vista lessicale e politico, perché andando a scoprire le aree di inefficienza in qualche modo di una determinata organizzazione, in quel momento tu vai a delegittimare l'utente che ha lavorato su quel tipo di area. Sarebbe forse più facile, come dire, vendere addirittura dei servizi mirati a questo, quindi tu mi compri per raccontarmi quali sono le aree su cui sono scoperte, che non addirittura farlo a titolo gratuito. Certo. È molto facile veramente inciampare nella sensibilità di qualcuno, per cui c'è poi una sorta di chiusura automatica. Se si parla di un qualcosa, la prima risposta è ma ce l'ho. Sì, lo capisco che un application firewall ce l'hai, parliamo però di che carico può reggere, parliamo di come interagisce sotto la spinta, come dire, di un'audience massiva, parliamo di tante cose, tanti aspetti da andare ad approfondire, e lì ci vuole un po' di circospezione. Certo.
Allora, siamo verso la chiusura, Nicoletta? Sì, diciamo che chiudiamo anche con delle good news, quindi dalla chat, oltre a criticità e problematiche, ci arrivano buone notizie. Il Ministero dell'Interno vuole condividere l'esperienza positiva del cloud e ci racconta che nelle scorse elezioni è stato utilizzato un servizio cloud per la pubblicazione dei dati elettorali, con risparmio notevole, livello di sicurezza innalzato e livello di servizio innalzato. Quindi, a dimostrazione di quello che diceva poco fa Alessandro, qualità e innovazione con un po' di investimento si possono raggiungere. Sì, e la ulteriore buona notizia, se me lo permettete, è che essendo ovviamente pubblica amministrazione, in questo caso italiana, inorgoglisce forse un pochino vedere che l'innovazione sia stata portata avanti, secondo me, da dei pionieri, che le cose siano andate bene. Ecco, questa è una case study in realtà di cui noi andiamo abbastanza fieri. Ecco. Bene, ecco allora. Siamo in chiusura con questo tipo di riflessione molto breve che vi pongo, poi ci salutiamo. Io credo che mai come nell'ambito della security le aziende utenti debbano in qualche modo articolare una relazione con il vendor, perché le competenze su uno scenario così sfidante non è possibile averle in modo continuo e aggiornato all'interno dell'azienda, no? Quindi io credo, al di là poi del valore, dell'eccellenza, dell'offerta e dei modelli di go-to-market di un vendor piuttosto che dell'altro, si debba, soprattutto nell'ambito security e cloud security, affidarsi anche ad una competenza, degli skill che inevitabilmente cambiano in modo continuo e che devono essere messi a fattor comune per definire quella strategia di sicurezza che è tanto difficile mettere a punto, ma che all'interno dei vendor in qualche modo con l'ambiente sfidante che oggi ci ritroviamo a dover gestire in termini di malware si trovano, no? E quindi la messa a fattor comune di competenze penso che sia un valore, oltre che per Akamai, come leva proprio per riuscire a definire un'accelerazione a risposta di questo contesto davvero difficile. Alessandro. Ma indubbiamente, così come permettimi di dirlo, la trasmissione che oggi stiamo facendo credo abbia il fine ultimo di contribuire ad un dibattito. Oggi credo che abbiamo ritoccato i fondamentali dai quali partire, speriamo che possano essere una facile guida di partenza perlomeno, certo. Dopodiché la discussione deve essere sicuramente affrontata, abbiamo detto, su tavoli allargati e con la disponibilità all'ascolto da parte di tutti. Certo, certo. Riuscendo a interpretare, Anna Maria, poi ti lascio l'ultima riflessione, ribadisco quello che è una vista da parte dell'utente finale dell'informatica e della sicurezza informatica, abilitante le proprie esigenze operative e di business. Questo penso che sia un elemento centrale. Credo che questo sia l'elemento, no? Perché credo che le aziende debbano riflettere. Sarebbe bello, credo che nessuno sia così folle da farlo, no? Però sarebbe bello se il CEO, io andasse su quel supermercato online, puntasse $500 sulla sua azienda e vedesse l'effetto che fa, no? Poi è chiaro che è un'iperbole, nessuno credo abbia mai il coraggio di fare harakiri, però questa possibilità esiste, no? Quindi è evidente che se un sito dove tu fai internet banking o dove acquisti magari dei biglietti di qualunque tipologia e natura, o tutte le attività che tu fai attraverso il web cominciano a non avere le performance o addirittura a doversi fermare per X minuti o ore, quelli sono danni fondamentali e molto seri, al di là poi del danno d'immagine che è quasi fin troppo aleatorio definire, no? Quindi è evidente che ci vuole la consapevolezza necessaria. Questo lato esterno, lato interno, secondo me ci vuole veramente la consapevolezza su tutta la base utenti. Allora io vedo che alcune aziende iniziano a fare, per esempio, tutta una serie di attività formative, ma proprio di consapevolezza spicciola di quello che va fatto e non va fatto nelle normali attività quotidiane, no? Perché quello effettivamente credo che sia uno degli aspetti, tu lo citavi prima, oltre il 70%, quindi sono cifre
veramente importanti al di là dell'hackeraggio esterno. Quindi la consapevolezza vuol dire prendere effettivamente visione anche delle proprie debolezze, no? Io prima scherzavo sul supermercato, però effettivamente essere consapevoli di quali sono le vulnerabilità interne ed esterne credo che sia il primo passo. Dopodiché ci vuole, lasciatemi dire, anche un minimo di umiltà e non avere la presunzione di avere al proprio interno tutte le persone competenti, up to date, sull'ultima tecnologia, sull'ultima tipologia di attacco, perché credo che oggi nessuna azienda sia in grado di reggere, no, questa velocità. È soprattutto un tema di velocità e di complessità tecnologica che cambia quotidianamente, addirittura abbiamo visto di ora in ora, no, nelle diverse tipologie. Quindi secondo me con questi piccoli due ingredienti, che poi sono grandi ingredienti, forse si riesce a fare qualcosa e un passo avanti. Vedevo sotto il faster forward, quindi un piccolo passo nella velocità e nella direzione che ci si auspica, no? Poi se c'è anche una PA che in qualche modo è consapevole, questo aiuta ancora sicuro, di più. Sicuro. Bene, allora noi vi ringraziamo di aver partecipato a questo webcast, ringraziamo Anna Maria ed Alessandro. Grazie. E su questi temi naturalmente continuate a seguirci sul nostro sito, perché ovviamente di security, come abbiamo più volte detto, se ne continua a parlare come uno degli elementi primari che possono abilitare una serie di percorsi evolutivi delle aziende, ma senza la sicurezza rischiano di essere effettivamente molto, molto deboli, molto difficili da sostenere nel tempo. Quindi strategie di sicurezza, scelte tecnologiche e scelte di processo in collaborazione con competenze, come diceva Anna Maria adesso, che si possono trovare senza dubbio all'interno di sistemi informativi strutturati e con competenze elevate, ma senz'altro in un rapporto non così semplice da costruire con i vendor, che hanno però una presidio della frontiera del malware e di conseguenza possono articolare una proposta disegnata sulle specifiche esigenze delle aziende. Grazie ancora. Grazie a tutti. Buona estate. Arrivederci.